Ciao Camilla. Bentrovati al terzo appuntamento di Cavalli On Live. Vi ringraziamo per tutte le mail che ci state scrivendo e risponderemo a tutti singolarmente. E come sempre, vediamo appuntamento a Fiera Cavalli con la partecipazione di WISP ed Ecopneus, i due, diciamo così, marchi ideatori di questo percorso che vi abbiamo illustrato fino ad oggi e fino all'introduzione di novembre di Fiera Cavalli. Ecopneus, il consorzio non ha scopo di lucro, da cui le aziende della filiera andranno a ricavare quelle che sono anche le pavimentazioni utilizzate nella filiera equestre. Pavimentazioni tipo queste, qui sono in scala, ridotte in scala, ma sono in realtà sono pavimentazioni, tabelloni grandi che andranno ad ancorare alla pavimentazione esistente delle vostre scuderie. E WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, che ad oggi conta 1.300.000 soci circa e che dal 1948 promuove quello che è lo sport sociale per tutti e non solo, è molto attenta anche al benessere del cavallo e alla sostenibilità ambientale. Questo appuntamento lo apriamo con le parole della dottoressa Valentina Stefanetti e Elisa Rampacci, le ricercatrici dell'Università di Perugia, che con la guida del professor Fabrizio Passamonti andranno ad illustrarci quello che è la parte igienica delle lettiere utilizzate appunto con questi materiali. Normalmente esiste un'interazione fisiologica tra l'ospite, cioè l'animale, l'agente patogeno e l'ambiente in cui questi due attori si trovano a stare. Nel momento in cui sussiste una alterazione, diciamo, in questo equilibrio, allora viene a crearsi una situazione di allarme, di patologia per l'animale. Chiaramente parlando di ricoveri degli animali è impossibile non pensare a come il tipo di lettiera, il materiale, il substrato che costituisce la lettiera e anche il materiale al di sotto di essa influenzano fortemente la salubrità dell'ambiente perché condizionano fortemente la carica microbica. Inoltre, parlando di ricoveri animali, non si può non pensare al fieno, il quale fieno asciutto è la principale fonte di spore e polveri nell'aria della scuderia. A complicare notevolmente il quadro delle infezioni batteriche c'è il fatto che i batteri possono esistere nella loro forma vita libera oppure aggregati sotto forma di biofilm. Il biofilm rappresenta non solo un ostacolo all'azione delle cellule immunitarie da parte dell'ospite, ma un ostacolo alla penetrazione degli antimicrobici convenzionali nel biofilm ambientale, condizionando fortemente la salubrità dell'ambiente. E la sanità dell'ambiente in cui l'animale vive è fortemente legata alla qualità dell'aria, perché il cavallo può arrivare a trascorrere fino a 23 ore all'interno della sua stalla, in cui è esposto a diversi tipi di pulviscolo atmosferico, che va a determinare due tipologie di rischio, il rischio non infettivo infiammatorio cronico e il rischio infettivo legato al bioaerosol, che è costituito principalmente da funghi, batteri e loro elementi costituzionali. Il bioaerosol ad aumentare con l'aumentare delle temperature per scarsa ventilazione in concomitanza con attività di stalla intensa e con l'impiego di paglia come lettiera. Infatti l'impiego di lettiere scarsamente polverolente è fortemente raccomandato, come ad esempio le pavimentazioni in gomma riciclate da pneumatici fuoriuso che l'Ecopneus ha installato nel nostro ospedale, ha ridotto notevolmente l'impiego della lettiera in paglia e quindi anche la carica microbica. Quindi il messaggio che vogliamo oggi mandare è di considerare l'ambiente, l'animale e l'agente eziologico come tre elementi di una stessa bilancia che hanno lo stesso peso. Pertanto lo squilibrio di uno di essi porta inevitabilmente allo sbilanciamento anche degli altri e quindi ad intaccare anche la sanità e il benessere dell'animale. Ci spostiamo ora a Grosseto, nella meravigliosa Maremma toscana, dove dal 1870 si allevano delle fattrici maremmane al CEMIVET, Centro Militare Veterinario. Per saperne di più, lasciamo la parola al colonnello Mario Marchisio. L'esercito ha avviato un rapporto di collaborazione con la società consortile Ecopneus che si occupa dell'uso della gomma da riciclo. In particolare, presso il Centro Militare Veterinario di Grosseto è stata realizzata una pavimentazione in gomma riciclata da pneumatici fuoriuso per 7 box cavalli
e per il locale di visita ostetrico-ginecologica veterinaria presso la scuderia delle Fattrici. Inoltre è stata posa in opera una pavimentazione in gomma riciclata da pneumatici fuori uso presso l'area dedicata alla riproduzione e allevamento dei cani militari. I principali vantaggi, quindi le principali caratteristiche di questo tipo di pavimento sono la superficie antiscivolo gommosa, l'ottima risposta ai trattamenti igienizzanti, l'essere antipolvere resistente ai detersivi e ai disinfettanti, inoltre è resistente al contatto permanente con acqua ed è impermeabile al 100%. Il box con pavimentazione sintetica in linea di massima non prevede la presenza di paglia da lettiera, in quanto la consistenza e le caratteristiche della pavimentazione tendono a sostituirne le funzioni. Da analisi effettuate, quindi sono stati condotte una serie di esami ambientali comparativi per valutare le differenze tra i box tradizionali e con pavimento in cemento e box di nuova concezione con la pavimentazione sintetica, è stato possibile verificare che le analisi ambientali sono risultate migliori nei box con questo tipo di pavimentazione rispetto a quelli tradizionali. Quindi sicuramente c'è anche un miglioramento di quello che è la qualità di benessere del quadrupede all'interno di questa tipologia di box. E adesso ascoltiamo una voce dal territorio. Alma Brunetto, dirigente WISP e giornalista sportiva, scrive sulla Stampa e si occupa di atletica. È firma delle riviste di settore, ma ama l'equitazione così talmente tanto, ed in particolare gli ippodromi prestigiosi come quelli di Torino e Vinovo. Le sue parole vogliono spiegare come il trotto e il galoppo non sono ludopatia, ma è vero sport. E inoltre andremo a visitare i paddock dell'ippodromo di Vinovo, dove i cavalli campioni vanno a trovare riposo tra una competizione e l'altra. Sono Alma Brunetto, WISP Piemonte, mi trovo all'ippodromo di Vinovo in provincia di Torino, una delle più belle piste italiane dedicata al trotto. Si disputa il Gran Premio Costa Azzurra, una tradizione ippica lunga 58 anni di caratura internazionale. Il trotto e il galoppo italiano sono i vertici mondiali, eppure sui media pagano lo scotto di un'immagine poco incline alla limpidezza come tanti altri sport. Viene gestita dai giornali e solo la parte negativa, come la ludopatia, che non è colpa dell'ippica. I ludopatici esistono in ogni tipo di scommessa. Ma cosa c'è dietro ad un cavallo da corsa? L'ippica non è considerata come meriterebbe, è un caleidoscopio di professioni ed emozioni. È uno sport che si pratica all'aria aperta, sostenibile, che regala grande cultura e tante figure professionali. Non dimentichiamo che è recupero del territorio e spazi verdi. Dietro ad un cavallo c'è un allevamento che rappresenta l'agricoltura in termini di campagna, forza lavoro. Negli ippodromi ci sono persone incaricate di gestire il verde, che lavorano nelle segreterie, mantengono ordine nelle strutture. Intorno al trotto e al galoppo gravita una grande filiera di lavoratori, driver e fantini con le loro famiglie. L'ippica è uno sport estremamente dignitoso, che ama il cavallo 360 gradi, troppo spesso, purtroppo, demonizzato. Evviva l'ippica! Forse pochi lo sanno, io ve lo dico sempre, ve lo racconto, ma magari non ci credete. Questa è una delle zone che in televisione non si vede mai dell'ippodromo di Vinovo. Questa è la zona che io vi parlo sempre del paddock. Sono i paddock all'esterno della pista di allenamento. L'ippodromo di Vinovo ha 42 ettari, quindi è veramente molto grande. E anche abbastanza belli grandi sono questi paddock. Ce ne sono una cinquantina all'interno della pista, sempre di allenamento, e poi ce ne sono altrettanti qua con questo fifone che a momenti si inciampa. Ciao patato! E sono qui tranquilli che si stanno rilassando, cavalli che magari hanno corso mercoledì, o cavalli che magari hanno corso, devono correre in questi giorni, e allora qui loro si rilassano. Ed è molto importante per un cavallo da corsa potersi rilassare tranquillo in un paddock. Là vedete che c'è un cavallo,
si sta allenando invece. Qua ce ne sono due insieme. Devono essere anche due coccoloni perché uno dei due mi sta chiamando. Guardate com'è grande. Andiamo un po' più veloci così riesco a farvela vedere tutta. Ma il giro è veramente bello. Quando lo faccio fare alle scuole, poverini, i bambini muoiono perché è veramente lungo. Credo che, non lo so, è un chilometro la pista, quindi il contorno, vedete un po' voi. Ecco, là ci sono altri due cavalli in pista, li vedete che si stanno allenando, e qua ce n'è ancora uno. Ovviamente il terreno è quello che è, ma insomma, ragazzi, ha piovuto, ha nevicato, ha fatto di tutto. E niente, io volevo farvi vedere questa zona delle scuderie che magari normalmente voi non potete vedere o non avete mai visto. Vi ringraziamo per averci seguito nuovamente e vi diamo appuntamento al 12 luglio alle ore 19:30 sempre sulla piattaforma di Fiera Cavalli. E con la puntata del 12 di luglio andremo a vedere il mondo delle attività assistite e come il cavallo faciliti i processi di crescita e autonomia dell'individuo. Inoltre andremo a vedere quello che è il mondo della monta western, la monta western per tutti, dai più piccoli ai più grandi, e soprattutto i campi da lavoro in gomma riciclata a Fiera Cavalli. Terreno innovativo per il benessere di cavallo e cavaliere. Ciao e grazie alla prossima puntata. Continuate a scriverci sulla nostra mail benessere del cavallo@wisp.it. A ciao. Presto. Ciao.